Buonasera ragazze, vlog super tardi, però sapete che in questo periodo ve ne ho parlato tante volte, cioè in questo periodo sto imparando ad ascoltarmi molto e quindi non mi andava di girare nulla oggi, mi è presa voglia stasera, in più ne approfitto che i bambini hanno voluto andare a giocare in cameretta e quindi ne approfitto che non ci sono urla, giochi, casini. E quindi nulla, sto un po' in vostra compagnia. Sto preparando il pollo, faccio il pollo perché i bimbi me l'hanno chiesto, ho fatto proprio il classico pollo un po' più goloso, tipo fritto con il ketchup, eccetera. E per compensare insieme ho fatto i broccoletti, penso di averveli fatti vedere in qualche ripresa prima. Io invece le impanerò comunque, sono impanate negli albumi, solo albumi. E pangrattato integrale e io me le faccio in friggitrice ad aria, ne faccio giusto due per me, le altre le faccio tutte in padella perché in friggitrice lo trovo scomodo cuocere le fettine, non mi ci stanno perché i cassetti sono lunghi, ci sarebbero una barra due fettine se sono grandi per cassetto e non mi bastano perché io prendo sempre quel pollo sottile sottile e vengono su un sacco di fette di pollo. E quindi niente, alziamo un po'. E quindi niente, ho detto vabbè, mentre cucino inizio questo vloggino, sarà un vloggino che parte dalla sera, ma non importa, l'importante è tenerci compagnia. Oggi mi sono goduta la giornata con i miei bambini perché appunto questo è uno dei miei weekend anche con Fede, quindi me lo sono proprio goduto. Poi ci siamo portati molto avanti con i compiti. Sono molto contenta perché anche settimana scorsa di storia abbiamo studiato insieme storia, ha preso quasi ottimo, quindi insomma sono veramente contenta. Adesso poi a fine mese ci saranno anche le riunioni con le maestre, insomma vediamo un attimo, ma è tutto a posto, insomma sta andando bene. Adesso essendo in quinta ci saranno poi le prove. Invalsi quelli dell'ultimo anno di elementari e poi prossimo anno medie, quindi c'è un po' di emozione per questo cambiamento, insomma. E so già, mi aspetto già un salto di qualità perché poi crescono già con alla velocità della luce i bambini, e specie da elementari a medie, comunque ci sarà un bel cambiamento, quindi vedremo come andrà. E basta, per il resto tutto bene, stanno tutti bene. Mi fa quasi impressione dirlo e non lo urlo troppo perché ce n'è sempre una poi alla fine con questi malanni, eccetera. Però devo dirvi la verità, adesso è un po' che tutto tace e quindi va bene così. Aspettate che mi sciacquo un attimo le mani perché appunto volevo iniziare a girare la carne. Devo ricordarmi di tenermi due fettine per me. Una, due, lì ce ne sono tre, quattro, ok. Sì, due o tre le faccio in friggitrice ad aria. Eccole qua. Mi sto trovando benissimo, più passano i giorni, più sono contenta di queste padelle. Super, super. Ci ho fatto anche i pancake, l'avrete visto nel vlog precedente. Ottime, ottime. Certo, non è l'ideale per i pancake perché ci andrebbe la padella, quella, la piastra, diciamo. Però ci ho fatto sia le crepe che i pancake, si staccano subito. Ho messo giusto lo spray staccante. E poi se riesco già stasera, ma non so se ce la faccio tra cena, bambini e tutto perché sono da sola, non credo, però ci provo. Volevo fare una torta al cioccolato da averla per domani mattina a colazione, essendo che domani è domenica, con le uova, tutte le uova che abbiamo, che sapete che sono infinite, e ho pensato almeno così le ho anche per la scuola. Ho anche la torta per la scuola che mi fa anche un po' da merenda, insomma, se avanza, se no se la godono nel weekend e voilà. E niente, adesso sto un attimino attenta alla carne perché qua è un attimo che brucia tutto e ci vediamo dopo.
Una e due. Dimenticavo, nello sfondo del video avrete sicuramente visto l'aspirapolvere messo qua. Prima che mi arrivino commenti tipo zozzona, metti l'aspirapolvere sporco sul davanzale. Ragazzi, ovviamente l'ho lavato tutto, adesso ho rimontato giusto prima questa parte qua e li ho lavati tutti, vedete che la spazzola è super linda, profuma pure di detersivo, è tutto lavato, disinfettato, avevo messo tutto qui fuori sul davanzale che c'era appunto il sole oggi pomeriggio per asciugare bene tutti i pezzi, e specie questo appunto che è di pannetto, e quindi insomma è per questo che lo vedete qua, perché l'ho appena l'ho poco fa, prima di iniziare il vlog, l'ho ritirato dentro ed era proprio qui sul muretto qui fuori. E i pannetti appunto sono quelli che ho utilizzato per asciugarmelo tutto e che poi ovviamente metterò a lavare. E niente, quindi era giusto per specificare, perché è meglio specificare. Sono venuta un attimo su solo a lavarmi i denti anch'io. I bimbi sono già a posto e in diverse mi avete chiesto che profumi utilizzo. Io ne ho diversi tra acqua profumata e profumi. Allora, in tantissime mi avete chiesto di questi. Sono due profumi di Divine con cui ho collaborato l'anno scorso. Divine scritto. Faccio vedere qua. Questi mi pare siano i dupe, quindi molto molto simili a dunque 091 dovrebbe essere simile Alien, il 05 no, il 053, aspettate, tanto ormai no, allora il 053 è il simile non mi viene. Il 091 è il simile Alien, il 053 è il simile caccia, non mi viene. Uffa, ve l'ho detto un'altra volta in un altro video. Quello che ho utilizzato, che utilizzavo quando ho conosciuto Riccardo. Vabbè, lo cerco, poi lo dico, perdonatemi. Poi ho questo che adoro, Tesori d'Oriente, un po' ammaccato. Ne ho già anche un altro di riserva, mi hanno regalato i miei. Profumo aromatico al muschio bianco, buonissimo, buonissimo. Poi ho acqua profumata, ho questa Sweet Musk di Shaka, un'acqua corpo che ho già da un po', molto molto buona, molto delicata. Poi ho questa di Aufhydra, stanno giocando ad acchiapparella, tipo a prendersi con la pallina. Eufidra con acqua profumata a fiori di ciliegio con acqua di Amamelid, 98,9% ingredienti di origine naturale. Questo faceva parte di un set, vi dicevo già l'altra volta, che mi ha regalato la mia migliore amica Silvia. E c'era anche il doccia gel, che ovviamente è già andato, era buonissimo. Se trovate questo set, provatelo perché è veramente super, specie per la primavera. E poi cos'altro ho? Vabbè, che ve lo dico a fa, body spray linea spa, buonissimo. Avevo preso appunto anche il sapone e anche la crema mani. E questa è un'acqua corpo, sempre parte delle acque che ho. E poi Mask by Alice Ashley, questo è il mio preferito per eccellenza, lo trovo buonissimo, lo adoro da quando sono bambina, tipo 6-7 anni. Lo sentivo a una ragazza che lavorava con i miei genitori e da lì non ho mai lasciato questo profumo, quindi pensate da quanti anni e rimane sempre il mio preferito.
E poi ne ho altri, ragazze, ne ho altri sotto. Stavo pensando, qua non ho più nulla. Sotto nell'altro bagno ho uno di alcuni di Eurospin, sempre mi pare acque profumate, devo controllare dopo che scendiamo, vi faccio vedere. E ne ho ancora uno di là, adesso vado a vedere, di Bottega Verde che avevo comprato con mia mamma e una volta finito lei mi dette pure il suo perché aveva visto che a me piaceva da impazzire, tipo reliquia e piccolino di Bottega Verde, ce l'ho lì e non l'ho ancora utilizzato perché vedete che ne ho di cose da finire. E poi appunto sotto ne ho anche uno di Lidl, uno degli ultimi dupe usciti di Lidl, mi pare Jolie. Mi pare, devo controllare sempre quello, quindi insomma, vedete, ne ho diversi. Non compro più profumi se non acque profumate che d'estate utilizzo tanto, vanno come l'acqua proprio. Però profumi devo prima finire questi, ne ho veramente tanti. Allora, vedete qua ho la scorta che vi dicevo di Tesori d'Oriente Muschio Bianco. Vabbè, qua ho le scorte della BB Cream di Eurospin. Questi sono prodotti di MAC nuovi che mi avevano preso i miei, le spugnettine piccoline, una dovrei tenermela di là. Qua ho i dischetti di cotone che mi ha regalato mia mamma, che ancora non ho utilizzato perché mi dispiace, perché voglio finire prima gli altri che ho. Eccolo qua, ragazze, il profumino che mi aveva dato mia mamma. Aspettate che vediamo se con una mano sola riesco, che se la vedo un po' dura, ma forse visto che non ne hanno dato, la facciamo anche con una mano sola, forse. Ok, allora è questo qua buonissimo, che anche questo vi consiglio, io lo amo veramente. Bottega Verde, come si chiama? Pepe Rosa. Buonissimo, buonissimo, buonissimo. Mi ricorda proprio quando mi sono trasferita qua, perché era l'estate di transizione dove ero andata a stare un po' da mamma e papà perché qua facevano i lavori e quindi insomma proprio il ricordo, mi dispiace proprio tanto utilizzarlo, mi piace da morire. Poi lei è stata carinissima a darmi il suo, l'avevamo preso insieme facendo shopping in un grande centro commerciale che c'è in provincia di Torino, quindi lo tengo lì, appena finisco qualche profumo lo verrò a riprendere. I miei pazzerelli. Che patatine che sono. Ti diverti, eh? Quando, attenta! Quando non c'è suo fratello, lei. Io ve la farei vedere quando Fede torna. Gli salta in braccio. Fede! E non si può. Al piano di sotto invece ho questo qua di Felce Azzurra. Ho anche la scatolina, però vi appoggiate proprio alla scatolina, quindi dopo ve la faccio vedere. È molto buono anche questo. Se vi piace Felce Azzurra, questo qua lo trovate su Amazon, mi pare. Veramente, veramente buono. Adoro, infatti lo uso anche questo un po' col contagocce. Poi ho questo qua che mi aveva preso un anno, Riccardo, però questo tra un po' non ne può più. Però non manca molto. Molto buono, anche questo mi piace un sacco, è stato fortunato perché non l'avevo mai sentito e me l'ha regalato così come pensierino in più per Natale, mi è piaciuto tantissimo, si chiama Morizelle Purel, l'aveva preso tipo da acquasapone, quei posti lì. Poi ho questo qua che sta finendo, Pur Charme di Fiori di Magnolia, avevo preso all'Eurospin. Molto buono, ma un po' forte, quindi lì per lì mi era piaciuto, ma lo metto veramente poco, questo potrei anche farlo fuori. Poi ho l'acqua profumata, no, Parfum Deodorant, sempre di Pepe Rosa come quello sopra. E poi ultimo, ma non meno importante perché mi piace tantissimo, mamma mia, c'è sto tappo che è durissimo, non capisco come mai, Madame, preso della Suddenly Fragrance di Lidl. Questo qua è buonissimo, e il dupe di Coco Chanel Mademoiselle, buonissimo.
e lo trovate da Lidl. Quindi questo è tutto. Poi ho anche un'acquina acqua profumata per il corpo. Io non ho gli occhiali, non vedo un tubo. Boh, qual è questa? Energy Beat forse? O Pinky Spring o Energy Beat, non riesco a capirlo perché le due rosa sono queste. Comunque sempre da, state scivolando, sempre da Eurospin, acqua profumata, è lungo, fatto così. E basta, questi sono i miei profumi. Vi faccio vedere anche, due pazzi di là, vi faccio vedere anche la scatolina di felce azzurra, che è dove era all'interno il profumino. Vedete che c'è proprio lo spazzetto del profumino, ed è carina anche la scatolina da tenere, non lo so, in bagno, ci sta bene per decorare un pochettino così. L'ho messa qua al bordo del lavandino e poi dietro di voi c'è il sapone. Buonissimo, a Riccardo è piaciuto un sacco, delle saponerie siciliane, pistacchio e fiore di mandorla, sì, fiore di mandorla, è molto buono. Veramente ottimo inci, ma poi è molto buono il profumo, si sente tantissimo. E basta, vi ho fatto vedere tutti i profumi, così vi ho tolto un po' di curiosità, perché me l'avete chiesto in tante in questo periodo dei profumi, su Instagram anche in privato. Vi ho appunto detto, sia nelle storie forse che ho fatto con le domande, sia in privato, vi ho promesso che ne avrei parlato in un vlog, quindi... Così avete visto tutti i miei profumi. Tic tac, ma il telecomando... Sparito, ragazzi, il telecomando. Ah, eccolo. Ciao Topolino, basta. Ok, adesso sto facendo al volo la lavastoviglie, che poi vado a mettere a nannare, perché stasera Fede fa seratina con me, perché appunto domani non c'è scuola e quel weekend al mese che ce l'ho con me, appunto me lo tengo la sera, ci vediamo sempre un filmetto o con Ricky o solo io e lui, in base se c'è o meno. E quindi allora lavo ancora sto piatto qua, perché sapete che non li metto più in lavastoviglie le pentole, questo posso anche farla partire. Adesso al momento sto utilizzando questo qua che ha preso Riccardo, che è veramente enorme, è un litro, ce n'è tantissimo ed è ottimo, lava bene le stoviglie. Anche questo ve lo consiglio, al limone, azione brillantante, azione anticalcare, efficace nei cicli brevi, un litro, veramente tanto. Infatti quando l'ho visto ho detto mamma mia quanto pesa, ho guardato, un litro, sono rimasta. Lo ricomprerò sicuramente, perché costa poco, solitamente questi prodotti per la lavastoviglie sono carissimi, costa poco e è buono, è valido. Ok, adesso la faccio già partire. E questa ci ha santolta, adesso mi lavo sta padella qua, asciugo la cucina e vado a mettere la ninna. Tic tac, il nostro ballo è proprio bello, e tic tac e pipurra, e tic tac e tic tac, il nostro ballo è proprio bello, e tic tac e pipurra. Etichetta che ti dà.